Siamo qui al termine del match con il mister del circolo, Antonio Treu. Ben trovato intanto. Buonasera a tutti. Partita, diciamo, difficile da raccontare. Primo tempo, forse loro giustamente in avanti, avanti nel punteggio. Secondo tempo tutto a vostro appannaggio, forse ai punti meritavate qualcosa in più. Ma è una partita che noi abbiamo approcciato malissimo. Giustamente siamo andati sotto. Noi arriviamo sempre secondi su queste seconde palle, non accorciavamo mai, eravamo lunghi. Pressione sbagliata, quindi giustamente perdevamo 3-0. Secondo tempo abbiamo cambiato qualcosetta, abbiamo sbagliato tanti gol, il portiere nostro ha parato, penso che loro molto di più. Poi abbiamo perso, chi vince ha sempre ragione. Comunque ecco, si è visto soprattutto questo cambio di passo appunto nei secondi 30 minuti, si è visto qualche miglioramento in fase proprio di impostazione, poi recupero palla immediato, molto alto spesso, tanti interventi del portiere avversario che ha compiuto parecchi miracoli, se così possiamo dirli, e quindi appunto, come già detto, ci tengo a sottolinearlo, forse a livello di punti, di occasioni create, potete raccogliere un po' di più, è mancato un po' di forza sotto porta. Ma è un trend che si ripropone tutto l'anno, purtroppo è uno sport che vince chi fa gol. Poco da fare, noi non facciamo gol, una squadra che si deve salvare non può assolutamente avere 10-8 occasioni e non fare un gol, non può assolutamente, quindi la differenza è quella, dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Complimenti al Free Football che ha vinto, e per noi adesso è difficile, si fa dura, stanno ancora tante partite, però sicuramente ce la siamo un po' impiccata da soli. Abbiamo fatto 10 passi indietro rispetto alla partita di Coppa di mercoledì. A livello di ferocia, proprio nella riconquista palla, di approccio alla partita, è uno step che non dovevamo sbagliare, purtroppo l'abbiamo sbagliato. Pensi questo sia stato dovuto appunto agli sforzi di Coppa, oppure ecco, è stato un piccolo passo falso? Mercoledì, come abbiamo giocato noi, hanno giocato loro, è stata una partita intensa mercoledì, dove pure lì abbiamo sbagliato tanto, è un trend, purtroppo dobbiamo essere più cattivi sotto porta, dobbiamo ricompattarci e ripartire già da domenica. Comunque si vede tantissimo potenziale per la tua squadra, manca appunto questa piccola cosa che poi non è piccola nel computo del match, ma manca il gol. È lo sport questo, che chi fa gol vince, il portiere nostro ha fatto sì, qualche parata ma dopo il 3-0, perché poi ovviamente se ti alzi in pressione ti concede tante ripartenze. Credo che loro, rigore sbagliato il primo tempo, sarebbe stata anche quello forse differenza. Un po' pesato sicuramente. Purtroppo la squadra è giovane, lo sapevamo, abbiamo preso un po' di esperienza con Figuriti, però non può fare 60 minuti, perché poi logicamente caliamo anche un po' di lucidità. Però chi vince c'ha sempre ragione, come dico sempre. Complimenti a loro, pensiamo alla prossima. Comunque complimenti anche a voi, ci vediamo per le prossime gare. Grazie, buona serata. Grazie mille.